Buonasera a tutti, ben ritrovati, nuova puntata di Grilli per la Testa su Radio Saiuz, quindi un saluto caro da me, Marco Grilli, pseudo conduttore della trasmissione, che ormai mi sono fatto portare via il posto dal nostro amico Appi Alviano, buonasera a tutti. Ciao Ugo in regia, grande sostegno di questa trasmissione. Grazie a voi e buonasera a tutti quanti. Allora, oggi 29 maggio 2018, io sto per scoppiare a ridere, quindi mi devo trattenere. In effetti, quale potrebbe essere l'argomento di oggi? Punto di domanda? Parliamo, che ne so io, del maltempo? No, parliamo dei regali di Pasqua? No, perché è passata e siamo ancora proprio a Pentecoste. Parliamo, secondo me, di quello che sta succedendo in Italia in questo momento, che non ha nulla a che vedere col meteorologico, casomai ha a che vedere col meteoropatico forse, ma neanche tanto, perché secondo me si sta muovendo qualcosa di grosso. Alviano. Beh, guarda, io ti do intanto una sensazione così personale. Che ancora devo arrivare bene a definire, a percepire dentro di me. Questa decisione del Presidente della Repubblica Mattarella di liquidare con un niet la sorgente legislatura Movimento 5 Stelle Lega veramente mi lascia perplesso, è una parola molto riduttiva, per certi aspetti mi domando, ma quale può essere la ragione per fare una mossa così veramente distruttiva nei riguardi, cosa c'era dall'altra parte come contraltare per dare dentro di lui come persona un valore a dire no, questa cosa non può passare. Allora, adesso stiamo un poco alle impressioni, alle cose che stanno accadendo, però io non lo so, percepisco un qualche cosa di invisibile, penso che noi non sappiamo, perché voglio togliere dal piatto il fatto che il Presidente della Repubblica abbia fatto un gesto che abbia delle radici di carattere personale. Io questo lo vorrei togliere dal piatto, non lo possiamo escludere al 100%, o direi addirittura al 1000 per 1000, non lo vorrei escludere al 1000 per 1000 per capire la percentuale, però c'è qualche cosa di incomprensibile. Comunque veniamo ai fatti, Marco. Sul nome del Ministro dell'Economia Savona salta la legislatura. Ah, questo è il sunto del sunto del sunto del sunto. Sì, volevo partire un passettino più indietro. Partiamo, va bene. Correva il giorno 23 maggio del 2018, se non ricordo male, attorno alle 19:30, adesso lasciamo stare minuto più, minuto meno, quarto d'ora più, quarto d'ora meno, dopo circa 2 ore che dal Quirinale c'era la diretta nella sala stampa, esce fuori il braccio destro del Presidente Mattarella e dice: il Presidente ha conferito l'incarico di formare il governo al professor Giuseppe Conte. Esatto. Tra poco rilascerà una dichiarazione. Di lì a poco spunta Giuseppe Conte, grandissimo signore secondo me, ma proprio grandissimo signore, dall'inizio alla fine del suo brevissimo mandato esplorativo, e continua a esserlo adesso, che osserva un dignitoso silenzio e non usa parole oltremodo infuocate per parlare della situazione, ma lo fa comunque in modo civile, così come si era espresso civilmente prima, quando doveva occupare un altro tipo di, diciamo, di posizione all'interno del governo, se fosse partito il governo dei 5 Stelle, come puro governo 5 Stelle. Esce fuori Giuseppe Conte e dice: il Presidente della Repubblica mi ha conferito il mandato, che io ho accettato con riserva, come da prassi, buona norma e regola, per cui nei prossimi giorni
tornerò al Colle con la squadra di governo, faccio anche qua il sunto del discorso, e quindi seguiranno aggiornamenti. Grazie a tutti, dopo il consueto buonasera, e si allontana. Ora, l'aneddoto divertente è stato questo: dopo la nomina è andato a Montecitorio e ci è arrivato in taxi, tra le altre cose su una vettura ibrida, ho osservato io. Ha pagato il conto con la stampa che avrebbe voluto ribaltare la macchina probabilmente, ed è entrato a Montecitorio per cominciare a fare il suo giro, diciamo, neo-istituzionale. Esatto. Da lì si è aperta una, diciamo, si è aperta una finestra temporale nella quale Giuseppe Conte ha lavorato con i leader di due schieramenti che avrebbero dato vita al governo e che costituiscono di fatto la maggioranza in Parlamento in questo momento, e cioè Luigi Di Maio e Matteo Salvini, rispettivamente Movimento 5 Stelle e Lega, per diciamo, dare vita alla squadra di governo. Cosa succede? Ovviamente nomi rimpalli, nomi bruciati da subito, perché ovviamente è questo l'iter. Arriviamo all'ora X. Conte sale al Quirinale, ma la prima salita al Quirinale si rivela un nulla di fatto. È stata una semplicissima consultazione, perché ancora la squadra in realtà non ha il placet di tutti quanti, men che meno del Presidente della Repubblica, che aveva già fatto notare quanto si sarebbe, come dire, ingerito suona male, ma in realtà è quello che in un certo senso è anche successo. Diciamo, quanto avrebbe tenuto alta l'attenzione sui nomi, soprattutto di alcuni dicasteri, quelli cosiddetti definiti le deleghe pesanti. Sì. Giustizia, difesa, interni, economia. E anche esteri, sembrava. E anche esteri, ma gli esteri lo preoccupavano fino a un certo punto, perché già i nomi che giravano erano legati fondamentalmente al mondo della diplomazia italiana, tecnici altamente preparati, quali sono i nostri ambasciatori, uno dei quali sarebbe tra le altre cose poi diventato eventualmente ministro degli esteri, in luogo di qualsiasi altro ministro puramente politico. Al Ministero dell'Economia comincia il rimpallo dei nomi, finché non si punta sul professor Paolo Savona, grandissimo comunista, economista, già ministro nel governo Ciampi, certo, titolatissimo tra le altre cose, sul quale nessuno ha mai potuto dire nulla, che peraltro per poter assumere l'incarico di governo aveva già praticamente dato le dimissioni dall'ente del quale era il presidente, tanto per capirsi. Se non che questo nome al Presidente della Repubblica proprio non riusciva ad andare giù, proprio non si riusciva a far andare giù. Ma in realtà il problema, secondo me, non è tanto e solo del Presidente Mattarella. Il problema va spostato in altra sede, perché, diciamo, laddove Conte era una figura neutrale in un certo senso, sì, non è, ricordiamo appunto che non è una figura politica. No, ma è, non lo è, anche se in realtà era una nomina politica, perché voluta dai leader dei due schieramenti che si erano alternati in questi giorni di ovviamente isterismo istituzionale, come possibili candidati premier del governo in pectore, in formazione. E poi in realtà hanno ceduto il testimone a Conte in quanto nome esattamente neutrale e che andava bene entrambi gli schieramenti. Persona della quale si è subito andato a spulciare il curriculum per andare a trovare delle cose inesistenti, a fare le solite speculazioni sulla persona, sulla quale sfortunatamente per coloro i quali avrebbero voluto gettargli fango addosso ne è uscito perfettamente immacolato. Siamo d'accordo. Tra le altre cose, con un modo di fare, torno a ripetere, estremamente signorile, che fa onore al suo cognome, tant'è che io mi sono permesso di scrivere un post su Facebook dopo la capitolazione di Conte, quindi la rimessa del mandato senza sciogliere la riserva, e ho scritto: Conte, nobile nel cognome, nobile nei modi, un signore con la S maiuscola. E tuttora lo penso.
E come me lo pensano anche tantissime altre persone che non necessariamente erano riconducibili a questo schieramento. Perché alla fine ero riuscito a fare breccia proprio per questo suo aspetto di serena serietà. Permettetemi la comprimita. Certo. Viceversa, il povero professor Savona pagava lo scotto di aver dichiarato il suo euroscetticismo, ma non in quanto euroscettico tout court, cioè non è che lui fosse contro l'Europa. Ma era uno dei propugnatori della tesi secondo la quale si sarebbero dovuti rivedere alcuni meccanismi in seno all'Europa e soprattutto si sarebbero dovuti rivedere alcuni diciamo, passaggi dei trattati europei. Sì. Quelli che in un modo o in un altro non solo limitavano la sovranità dell'Italia in materia monetaria ed economico-finanziaria, perché comunque un minimo di rinuncia alla sovranità tutti gli stati membri dell'Europa in qualche modo devono farla, okay? È un atto dovuto, ma quando questa sovranità si traduce in quello che stiamo vedendo prendere corpo in questi giorni, soprattutto dall'altro ieri in sostanza, quando è caduta la possibilità di vedere un governo Conte, ecco che fondamentalmente dobbiamo porci delle domande. Quindi il no di Mattarella è un no personale? È un no di indirizzo politico che non gli spetta, mentre invece prerogative differenti sono quelle che spettano la sua figura, che è quella del Presidente della Repubblica? A tal fine, visto che se ne fa un gran dibattito, io mi sono munito di Costituzione della Repubblica Italiana, della quale andremo a leggere qualche articolo, e nella fattispecie quelli del titolo secondo, il Presidente della Repubblica, cioè dell'articolo 83 all'articolo 91. Sì, beh, non penso che non faccia male a nessuno di prendere un poco in mano. E sai che ti dico? Che d'ora in poi, nelle prossime trasmissioni, dedicheremo una piccola parte della trasmissione alla lettura della nostra Santa Costituzione, visto che tra le altre cose Benigni ne ha ricavato uno spettacolo a buon pro degli uditori, a buon pro del suo conto, che è andato molto bene, che si intitolava La più bella del mondo, dove ha declamato, non solo decantato, la Costituzione della Repubblica Italiana. Mi trovo perfettamente d'accordo su un piccolo concetto. Siccome io ho studiato diritto costituzionale italiano e comparato, posso sì garantire quanto la nostra Costituzione, rigida e lunga, tra l'altro si definisce anche tale, per la lunghezza in termini anche di non solo contenuti di ogni singolo capoverso, o se preferite di ogni singolo articolo, per il numero di articoli è rigida perché per poterla modificare è necessario un procedimento cosiddetto aggravato. Sì. Perché sono necessari diversi passaggi del Parlamento anche in seduta comune. Sì. E quindi diventa estremamente difficile. Noi abbiamo avuto, tra le altre cose, un referendum il 4 dicembre del 2016 con il quale abbiamo salvato la nostra forma costituzionale. Quindi io non rinnego nulla di quelle che sono le attuali prerogative del Presidente della Repubblica, se non che qualche piccolo dubbio sul, diciamo, modus operandi, più di qualcuno se l'è posto. E io mi sto facendo qualche domanda anche per quanto riguarda me stesso, come immagino te la sia fatta tu o te la stai continuando a fare tu, così come hai esordito in trasmissione. Non e ci quindi, fa male ritornare un attimo a scuola. È bene che la riprendiamo, sì, è bene che la riprendiamo da capo. E sono anche convintissimo che nel riordino della cosiddetta buona scuola, che di buona non ha assolutamente nulla in questo momento e potete chiederlo praticamente alla quasi totalità dei docenti, che fossero già di ruolo e che lo siano appena diventati, per non parlare dei poveri disgraziati che appartengono alla cosiddetta terza fascia, e persino il personale ATA, per cui chiunque intervisti ATA vi dirà che la buona scuola non è così tanto buona. Una delle cose che andrebbero fatte, secondo me, è inserire l'insegnamento di quella che era una volta chiamata educazione civica. Che non è semplicemente l'insieme delle norme del buon costume e le norme comportamentali del Galateo. No, nulla di tutto ciò. È tutto ciò che deriva dalla lettura dei dispositivi nati come diritto privato, o se preferite diritto civile, dallo Statuto Albertino in poi, sì, e la Costituzione della Repubblica Italiana, che ha dato vita a tutto quello che è il diritto pubblico con le sue branche, che sono amministrativo,
Ma è anche una presa di coscienza dei cittadini, in quel caso messa nelle scuole degli studenti, dei diritti e doveri e di quanto garantisce al cittadino la Costituzione. È molto importante una presa di coscienza a questo livello. Allora, partiamo pure. Allora, solo perché siamo in argomento, andrei a toccare quelle che sono le parti dedicate al Presidente della Repubblica. Certo. Ricapitoliamo, titolo secondo, articolo dall'83, articoli, pardon, dall'83 al 91. L'articolo 83 ci dice questo. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. Ricordiamo che la presidenza della seduta comune tocca al Presidente della Camera, che in questo momento è Fico, che non ha eletto Mattarella, non l'ha proclamato, perché Mattarella è un'eredità della, diciamo, gestione precedente. Sì. Mi piace proprio parlare di gestione perché calza a pennello. All'elezione partecipano 3 delegati per ogni regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. La regione monoprovincia, posto che tra le cose la provincia adesso non esiste più tecnicamente, ha un solo delegato. Sì. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto, anche questa è una cosa che mi ha sempre fatto morire, a maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Perché mi fa morire il discorso dello scrutinio segreto? Perché tanto per cominciare viene tutto annunciato praticamente in anticipo. Seconda cosa, non è poi così tanto segreto perché non si sa perché qualcosa filtra sempre. Articolo 84. Ok? Quindi 2/3 dell'assemblea, dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Mattarella è stato eletto alla 4ª seduta. Sì. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. E qui torniamo un passetto indietro. Sapete cosa ha fatto Sergio Mattarella negli anni precedenti il suo mandato da Presidente della Repubblica? Dal 2011 al 2015 è stato membro della Corte Costituzionale. Ok? Tant'è che qualche malalingua, quando è stato eletto, ha detto sì, sarà garante della Costituzione e pensa che bravo, rinuncerà a quasi metà di quello che è il suo attuale stipendio per fare il Presidente della Repubblica. Perché un membro della Corte Costituzionale guadagna quasi il doppio del Presidente della Repubblica. E vi assicuro che il Presidente della Repubblica non guadagna esattamente 2 euro. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge. Non sono andato a riguardare a quanto ammonti, ma se non ricordo male, non siamo molto distanti dai 200.000 euro l'anno. Sì, forse di più, 292. Mm. Comunque, vediamo. Tieni conto, trattenute, mica bene, eccetera, eccetera, eccetera. Articolo 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per 7 anni, salvo alcuni piccoli particolari, e dopo li vedremo. 30 giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei Deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione, l'elezione ha luogo entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica. Ricordiamolo, chi ha preceduto Mattarella prima che venisse eletto Presidente della Repubblica? Eletto, non nominato, eletto. Sì. Giorgio Napolitano, che si era fatto altri 2 anni circa di mandato aggiuntivo rispetto a quello precedente, con un'elezione in tutto e per tutto che rispecchiava la sua prima elezione a capo dello Stato. Unicum nella storia della Repubblica italiana. Verissimo. Perché normalmente il Presidente della Repubblica fa il suo settennato e poi grazie, arrivederci,
se rimane in vita diventa senatore a vita in automatico, e se no vuol dire che passa a miglior vita. Data l'età degli ultimi presidenti della Repubblica, diciamo che non è che si punti esattamente sui giovincelli, perché l'età darebbe titolo di garanzia, come dire, di saggezza, equilibrio e altre belle virtù. E quindi siamo arrivati a... Se le Camere sono sciolte, magari mi hanno detto alle elezioni, allora entro 15 giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica, esatto. Torno a ribadire questo concetto. Articolo 86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. Elisabetta Alberti Casellati, Forza Italia. Sì. Tanto per dare un nome e una collocazione. Teniamo conto che tutte queste figure apicali dovrebbero essere le figure più neutre e garantiste possibili in termini di esercizio dei doveri e poteri costituzionali. Certo. Almeno questo era quello che volevano i padri costituenti. In caso di inadempimento permanente o di morte o di dimissioni, quindi abbiamo già tre ragioni per la nomina di un nuovo Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei Deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro 15 giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 3 mesi alla loro cessazione. E ricordiamo i termini che abbiamo sovraesposto. Articolo 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Secondo me da ieri, purtroppo, di fatto, un pochettino meno. Ma questo è un ragionamento, non è un'offesa al capo dello Stato. Sì. Quindi non rischiamo di incorrere in tutti quei provvedimenti previsti dal Codice Penale della Repubblica Italiana, perché le cose vanno di pari passo. Può inviare messaggi alle Camere e lo fa molto bene, anche quando sta zitto. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e di regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, sì. E questo è un punto nodale, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, e questo è un altro passaggio che ci lega all'elezione, alla nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri, o se preferiamo all'investitura del Governo. Ha il comando delle Forze Armate, in maniera relativa si può dire, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, quindi comanda l'esercito, ma previo, in subordine, praticamente in subordine, perché prima vuol dire che le Camere hanno deliberato lo stato di guerra, quindi non è, tra le altre cose, come qualcuno voleva diventasse il meccanismo, il Presidente del Consiglio dei Ministri che assume il ruolo di capo delle forze armate, e nemmeno il Ministro della Difesa. Sono dei portavoce, sono dei tramite. Esatto. Invece si voleva la modifica costituzionale, sì. In questo senso. Perché? Perché purtroppo qualcuno, e qua non era malignità, voleva poter tranquillamente stabilire qual dovesse essere il budget da conferire alle spese militari. Questo non in ossequio alle necessità delle forze armate italiane, ma in ossequio ad accordi, diciamo, extranazionali. Esatto. Non necessariamente... Visto, trattati ratificati. Visto che la NATO ci sta chiedendo di portare al 2% le nostre spese. E questo è il piccolo errore, non è la NATO che ce lo sta chiedendo, meglio, qualcuno in NATO ci sta chiedendo questa cosa, ma usa la sua voce, la sua bocca per dare,
scusate la ripetizione, voce al desiderio di qualcun altro, che è il presidente degli Stati Uniti, o se preferite il governo, l'amministrazione degli Stati Uniti. Anche qui sarebbe da creare un curioso parallelismo. Ma visto che gli Stati Uniti hanno sempre avuto il comando della NATO, ecco, diciamo che la NATO e il governo degli Stati Uniti un po' sono un'unica cosa. Stranamente il segretariato della NATO è affidato generalmente agli ex, in questo caso è successo almeno due volte di fila, agli ex capi del governo di alcuni stati nordici dell'Europa, stranamente sempre là vanno a cascare, chissà come mai. Beh, comunque noi dobbiamo stare attenti al... e ritorniamo al punto. E torniamo al nostro punto. Eravamo all'articolo 87. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Può concedere grazie e commutare pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica. Mio nonno è stato nominato Commendatore della Repubblica, quella volta lì dal Presidente Leone, quindi qualche anno fa. Sì. Tra le altre cose, adesso vorrei, non posso, però vorrei leggere tutto l'elenco dei presidenti della Repubblica, ma faremo anche questo dal, diciamo, 45, anzi dal 48 a oggi. In realtà dovrei dire dal 45, ma dovrei entrare in un altro discorso un pochettino più complesso. Andiamo dal 48 a oggi. Okay. Articolo 88. Devo fare un passo indietro. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse, cosa che non è ancora mai accaduta. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, che viene definito il semestre bianco per la cronaca, sì, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. Articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Ripeto, articolo 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Chiaro? Sì. E poi dobbiamo tornare anche qua. Articolo 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri. Sì. 50 più 100 più 1. Articolo 91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Perché questo? Perché l'Italia è una repubblica parlamentare, non è una repubblica presidenziale. Bravissimo. Curiosa cosa, questo era il titolo secondo, ripetiamo, dall'articolo 83 all'articolo 91. Il titolo terzo, che è quello che segue a ruota, è il governo, dall'articolo 92 all'articolo 100, diviso in più sezioni. Sezione 1, sezione 2 e sezione 3. Ora, troviamo strano per caso che il governo sia il capitolo successivo al Presidente della Repubblica? Come collocazione nella Carta Costituzionale? Quando si parla di logistica, qua si sta parlando di scelta. Sì. Nelle sezioni che riguardano gli organi principali costituzionali della nostra Repubblica, il governo ha una posizione centrale.
Va detto questo, il Presidente della Repubblica è tecnicamente la prima carica dello Stato, perché rappresenta l'unità nazionale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonostante diciamo, la sua centralità, è la quarta carica dello Stato, ma come abbiamo visto si assume lui la responsabilità di determinati atti, che sono gli atti di governo, che non sono delegati dal Presidente della Repubblica, ma sono delegati dal Parlamento in almeno due casi, oltre a tutte le altre fattispecie. La seconda e la terza carica dello Stato sono rispettivamente il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati, Camera Alta e Camera Bassa, che nel nostro ordinamento, l'avevo già citato in un momento precedente, sono fondamentalmente due camere che hanno gli stessi poteri, ma non esattamente le stesse prerogative. Il nostro si definisce un bicameralismo perfetto, perché entrambe le camere, torno a ripetere, godono degli stessi poteri in termini di proposta e di, come dire, bocciatura o promozione delle leggi che vengono promosse dalla Camera. Dalla Camera o dal Senato, quindi dal Parlamento. Dal Parlamento. Che è composto appunto da Senato e Camera, lo ricordiamo, anche se sono logisticamente collocate in due sedi diverse. Sedi differenti. Sì. Che hanno tra le altre cose piena autonomia amministrativa, contabile e gestionale. Il Senato anche di più della Camera. Tra le altre cose, un curioso aneddoto qual è? Che i membri della Camera non possono accedere al Senato se non invitati dai senatori, mentre i senatori possono accedere alla Camera dei Deputati anche se non fossero invitati, solo per il fatto di essere senatori. E che il Senato è composto da 315 seggi più 5 riservati ai senatori a vita, mentre la Camera dei Deputati è 630 seggi. In entrambe le sedi sono previsti i banchi per il governo. Sì. Il Presidente della Repubblica, quando vuole accedere, viene invitato e gli preparano uno scranno apposta, perché non è prevista la sua presenza. Ok? Tanto perché ci capiamo. Sì. Perché l'Italia è una Repubblica parlamentare. E veniamo al governo. Articolo 92, sezione prima. Il Consiglio dei Ministri. Il governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questo i Ministri. Questo si dovrebbe riallacciare, ok, con un articolo che abbiamo letto precedentemente. Che è all'87, penso, dove sono le prerogative del Presidente della Repubblica. Ok? Sì. E in particolare l'articolo 89, nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono responsabilità. E tali atti hanno valore legislativo, con gli altri indicati dalla legge, se controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi chi è costui? È colui che dirige la politica nazionale e internazionale della Repubblica Italiana, su mandato del Parlamento, non neanche direttamente degli elettori. Si parla di democrazia indiretta. Sì. Così come in un certo senso democrazia indiretta è l'elezione del Presidente della Repubblica. Attenzione, ci muoveremo perennemente attorno a questi due termini. Elezione e nomina. Sono due cose, due fattispecie ben distinte. Ok? Sì. Articolo 93. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Articolo 94, e qui viene il bello del discorso. Il governo deve avere la fiducia delle due Camere, non del Presidente della Repubblica, delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. Mm-hmm. Di solito questa è una cosa che si affida ai portavoce dei vari gruppi parlamentari. Sì. Nella fattispecie di solito sono o i presidenti dei gruppi parlamentari o, come dire, i capigruppo, sì, che poi generalmente sono la stessa figura. Entro 10 giorni dalla sua formazione, il governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia. Attenzione. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del governo non importa l'obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di 3 giorni della sua presentazione. Sentite nominare il Presidente della Repubblica in questo articolo? No. Articolo 95. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. L'avevo già detto prima, ma è una logica conseguenza. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri. In realtà li stabilisce il Presidente del Consiglio dei Ministri. Questa è la prassi. Articolo 96. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni alla giurisdizione ordinaria previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati. Ripetiamo, del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. Anche qui avete sentito parlare del Presidente della Repubblica? No, ancora non abbiamo sentito parlare di Presidente della Repubblica. Comunque penso che è interessante capire un poco come funzionano le cose. Certo che il Presidente della Repubblica, diciamo che ha bisogno che i ministri, una volta eletti, firmino loro, prendano loro le responsabilità di ciò che fanno. Vogliamo fare una considerazione? Sì, questo governo non è ancora nato. Ancora non è nato. Questo governo ancora non è nato. Quindi di fatto la nostra Repubblica parlamentare, se da un lato può funzionare, dall'altro in questo momento è zoppa. Perché se volesse delegare a qualcuno il Parlamento, questo, le proprie funzioni legislative, non potrebbe farlo con chi che sia. Perché Gentiloni è fuori dai giochi. Il governo si è anche logisticamente trasferito al di fuori dei suoi uffici. Conte prima in questi giorni e Cottarelli da ieri sta tecnicamente prendendo possesso di quelle che sono le prerogative governative dell'Italia, ma che non si possono esprimere perché il governo non è formato. Esatto. Oggi pomeriggio alle 16:30 Cottarelli, presidente incaricato dal Presidente della Repubblica, dopo la rimessa del mandato da parte di Giuseppe Conte, si è recato al Quirinale. Tutti vociferavano che avrebbe sciolto la riserva. È tornato fuori con le pive nel sacco e tornerà domani mattina. Ora, che cosa siano detti lo scopriremo nei prossimi minuti, perché in questo momento in trasmissione non posso darvi contezza
di ciò che è il flusso delle informazioni. Ciò che sappiamo è che tecnicamente lui tornerà alla Mattarella domani. Per assumere l'incarico? Per rinunciare al mandato? Lo scopriremo nelle prossime puntate, fondamentalmente. Dicono. Sì. Abbiamo aperto una specie di vaso di Pandora, e se si voleva proteggere l'Italia dallo spread in questo sistema, intanto abbiamo visto che non è questo il modo. E qui veniamo al bello di oggi, perché il commissario europeo tedesco tale Günther Oettinger ha detto che i mercati insegneranno all'Italia come si vota. I tedeschi sono noti per non restare attaccati alla poltrona, tranne il caso della Merkel, ok, che è frutto di un curiosissimo coacervo contratto governativo con forze non alleate, ok? Tanto per restare, anche quello danese è un governo nato sulla base di un contratto, esattamente come quello che doveva nascere con Giuseppe Conte. Ma è andata male. Dovremmo tornare al professor Savona, che non ha alcuna responsabilità in tutto ciò? No, la colpa è dei mercati. La colpa è dei mercati. Questo è il dato di fatto, ed è qui che dobbiamo arrivare. Il presidente in questo caso si è prestato a fare da tramite tra un'esigenza internazionale ed un'ingerenza nazionale. Se fossi nel commissario Oettinger, rassegnerei le dimissioni 30 secondi dopo aver detto una cosa del genere. Perché non si può permettere nella sua veste istituzionale di dire una cosa del genere, di ingerirsi neanche dal punto di vista del dialogo in quella che è la politica nazionale di uno Stato membro fondatore dell'Unione Europea. Ricordiamo, l'Italia è uno degli Stati fondatori della Comunità Europea e dell'Unione Europea nel suo attuale assetto. Nessuno si può permettere di venire a noi a dire cosa dobbiamo e non dobbiamo fare, come dobbiamo e non dobbiamo votare, perché lo leggeremo poi nelle prossime puntate. Il voto in Italia è sacro, personale e uguale per tutti. Viene espresso nella stessa identica maniera, secondo coscienza personale, ed è una delle libertà, nonché dei diritti, doveri se vogliamo anche, ma dei diritti che ogni cittadino italiano maggiorenne può liberamente e deve liberamente esprimere, in un senso o in un altro. Quello non è un problema. L'importante è che lo esprima secondo coscienza e gusto personali, che gli devono essere garantiti nella salvaguardia più totale. Quindi, se già in Italia nessuno si può permettere di mettere il becco in quello che facciamo, men che meno si deve permettere un cittadino straniero. Questo, Marco, comincia comunque a dirla lunga su come la legislazione mondiale stia praticamente cedendo il passo ai poteri mondiali. Vediamo questa cosa all'ONU, dove ci sono molti diritti che sono sanciti e sono stati votati da tutte le nazioni, che però non vengono rispettati. Lo stesso sta accadendo nell'Unione Europea, dove comunque i poteri cominciano a dire: noi comunque stiamo sopra le parti, facciamo un po' quello che vogliamo. La Commissione Europea tante volte si prende il disturbo di dire quello che dovrebbero fare i singoli stati, e la Commissione Europea non è stata nominata da nessuno.
Quindi potremmo adesso ragionare del discorso di impeachment utilizzando un termine mutuato nella nostra lingua, ma in realtà non è nostro, è inglese, che riguarda il discorso messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Si fa gran clamore in queste ore, addirittura il Presidente Mattarella è stato oggetto e bersaglio di non solo critiche più o meno aspre, ma anche di offese anche a livello personale, e questa, per quanto io non concordi con questa situazione, non è la condizione ideale per far valere le proprie ragioni. Sì, mi è permesso di esprimere. Io, se posso unirmi a quello che dice, io assolutamente mi discosto da tutti quelli che usano delle forme che non sono appropriate. Noi dobbiamo comunque continuare a mantenere il Presidente della Repubblica. Ha fatto una scelta che può essere non solo sbagliata dal mio punto di vista, per esempio personale, ma sbagliatissima, un errore enorme. Tuttavia il Presidente Mattarella rimane una persona che ha comunque diritto di tutto il mio rispetto. Punto a capo. Questo è quanto. Quindi oggi non ragionerei neanche di tutto questo meccanismo dell'impeachment, della messa in stato d'accusa che si vorrebbe portare avanti, perché comunque i tempi non sono maturi, nonostante qualcuno lo abbia chiamato a gran voce. Ma sono cose che vanno fatte con grande senso dell'opportunità e della cognizione di causa. Sì. Detto questo, potrebbe essere anche semplicemente una provocazione per instillare una reazione. Io comunque mi sento di essere vicino alla figura del professor Conte per essersi messo a disposizione e soprattutto per il modo in cui si è messo a disposizione. Quindi gli tributo il mio rispetto e lo ringrazio. Detto questo, vedremo nei prossimi giorni che cosa accadrà. Sta di fatto che la situazione è un pochettino ingarbugliata adesso, perché probabilmente dovremo tornare alle elezioni a breve, anche perché non credo che il governo Cottarelli avrà una maggioranza di sostegno. Assolutamente. Trovo assurdo che un governo stia in piedi senza una maggioranza parlamentare alle spalle. Se il meccanismo prevede semplicemente il fatto che venga elaborato e approvato il DEF per onorare i termini di presentazione, secondo me il problema è estremamente relativo nonostante tutto, e non sono un incosciente né tantomeno un ignorante. Questo posso dirlo con grande tranquillità. Però le cose vanno in questo momento quanto mai calmierate. Bisogna mantenere la testa fredda anche quando il sangue è estremamente caldo, come in questo momento. No, sicuramente siamo d'accordo. Vediamo che cosa riusciremo a fare, però è molto importante quello che stai dicendo in questo momento, Marco. Io spero che molti cittadini che si sono sentiti privati di un diritto, però in qualche modo mantengano i nervi saldi. Vale più un uomo paziente di un uomo forte. Sicuramente, tra le altre cose, dobbiamo avere pazienza. Tra le altre cose, su Facebook sta impazzando una segnalazione secondo la quale, mi è stato ormai detto anche a livello proprio di notiziario, che la polizia postale sta controllando i social per venire a capo degli insulti rivolti al capo dello Stato. Anche qui potremmo aprire un'altra discussione. Ma gli insulti non portano da nessuna parte. Non solo, ma al di là di questo, comunque, non, che non si ritorca verso le figure istituzionali stesse, ivi inclusa la Polizia di Stato, perché qualcuno poi si sentirà fomentato nel suo odio e dice: ecco, vedi, utilizzano le loro prerogative, i loro poteri per soffocare questo che è il nostro sentimento di protesta. Non è così, ragazzi, che dobbiamo protestare. Dobbiamo farlo in maniera civile. Peraltro le 5 Stelle hanno convocato un'assemblea di piazza e un grande corteo per sabato 2 giugno a Roma, e quindi quella potrebbe essere una sede gestita in modo corretto nella quale far emergere il proprio senso di protesta o semplicemente la propria opinione. Quindi invito tutti quanti a mantenere calma, sangue freddo e rispetto per la libertà altrui, anche quando le opinioni degli altri purtroppo non ci tornano buone o non ci piace.
Detto questo, da vostro Marco Grilli e da Alviano Appi, un grandissimo abbraccio, un grazie per averci seguito anche oggi. Ci vedremo, anzi, forse ci sentiremo sicuramente la settimana prossima. Un abbraccio a tutti, ciao! Buonasera.